Ambientiamoci è una campagna di sensibilizzazione ambientale sulla gestione dei rifiuti rivolta ai cittadini della provincia di Barletta, Andria, Trani. Sì, Ambientiamoci, in questo progetto molto importante che stiamo portando avanti qui in provincia, prevede al suo interno la possibilità e la necessità, direi, di pulire un po' le strade extraurbane, non solo quelle provinciali, che molto spesso sono così depredate da cittadini, da gente che conferisce in maniera errata i rifiuti. E questo oggi ci addolora tantissimo verificare come alcune delle nostre strade, alcune delle nostre campagne sono invase da questi tipi di rifiuti, che noi oggi stiamo pulendo in maniera straordinaria e che ci auguriamo non si debba più ritornare su questo, perché tutto ciò che si sta facendo viene fatto con i soldi dei cittadini. Vorremmo utilizzare questi soldi per altro e non per dover pulire due volte zone che, come dicevo prima, vengono depredate. E questo mi addolora tantissimo. Spero che la prossima estate si possa stare tutti al mare o in campagna tranquilli, senza vedere le nostre spiagge o le nostre strade invase da rifiuti. Questa nuova tappa di Ambientiamoci anzitutto ci dà tantissime possibilità di intervenire anche su altre tematiche, come quella della pulizia delle strade, ovviamente delle strade provinciali. Purtroppo è un fenomeno questo dell'abbandono dei rifiuti che ci sta notevolmente preoccupando e speriamo che con questa iniziativa, anche con iniziative di campagne di sensibilità, questa iattura è termine, insomma, perché se voi camminate un po' per le nostre strade, purtroppo sono aggredite da rifiuti. Il nostro programma non si ferma qua, perché ovviamente riguarderà non soltanto tutte le strade provinciali, è un impegno tra l'altro anche costoso, soldi che potevamo spendere e indirizzare verso altre tematiche ambientali, e purtroppo per l'inciviltà di alcuni cittadini siamo costretti invece a investirli su questo. I nostri programmi non si fermano qua, perché sapete che sono in corso anche il discorso di spiagge pulite. E il discorso invece del controllo degli scarichi a mare proseguirà anche dopo la stagione estiva, perché diversamente, se il problema lo affrontiamo alla radice, cioè prima che inizi la balneazione, ovviamente ogni anno staremo a rifare gli stessi discorsi. C'è molta partecipazione, quindi sono francamente ottimista, e mai come quest'anno stiamo aggredendo tutte le tematiche ambientali, tra cui anche quelle del Ciarpetta Camaggio, tra cui ci sarà un tavolo in regione, quindi veramente qualcosa si sta muovendo, questa è la politica del fare. Ma io credo che vada dato merito alla provincia di aver adottato questa iniziativa importante per la salvaguardia del nostro territorio e del nostro ambiente, soprattutto nelle campagne dove è più frequente il fenomeno disdicevole dell'abbandono dei rifiuti. È chiaro che insieme ad una campagna di sensibilizzazione sarà utile anche implementare un metodo di repressione ancora più efficace per evitare che uno sparuto numero di cittadini deturpino il territorio in pregiudizio all'ambiente e al nostro territorio.